Abbiamo passato la nostra infanzia e l'adolescenza assieme, l'ho conosciuto da 15 anni almeno. Mi raccontava la felicità di essersi realizzato anche nel suo lavoro, aveva raggiunto una posizione di indipendenza, era felice di questo. Ci aveva promesso che sarebbe tornato qui al circolo a passare un po' di tempo con noi. E non ha fatto in tempo a farlo però. Noi non ci spieghiamo il perché quell'uomo abbia sparato, non abbiamo una motivazione. Anche se Tullio fosse il peggiore degli esseri umani, non meritava questa fine. E siccome Tullio era il migliore degli esseri umani, ancora di più non ci spieghiamo questa fine che ha fatto. Siamo conosciuti qui, io sono un amico d'infanzia del cugino di Lorenzo, abitavamo nello stesso parco. Quindi per forza di cose poi prima o poi ho conosciuto anche Tullio e abbiamo passato la nostra infanzia e l'adolescenza assieme. Fino all'età adulta in cui, ma tra l'altro anche fino a poco fa, abbiamo passato il tempo assieme, quindi l'ho conosciuto da 15 anni almeno. Tullio l'ho visto meno di 2 settimane fa. Ho visto al matrimonio del cugino di Lorenzo. Lì è stato un piacere ritrovarsi, scambiare 2 chiacchiere, dato che comunque le frequentazioni erano state un poco perse. Però per la forza del legame che ci univa, noi siamo stati sempre uniti anche diciamo quando ci siamo visti dopo un po' di tempo. Proprio lì ci siamo ritrovati, abbiamo chiacchierato, lui mi raccontava la felicità di essersi realizzato anche nel suo lavoro. Aveva raggiunto una posizione di indipendenza, era felice di questo. Ci aveva promesso che sarebbe tornato qui al circolo a passare un po' di tempo con noi e non ha fatto in tempo a farlo però. Noi qui abbiamo comunque narrato varie volte degli aneddoti in cui questo è uno dei più significativi. Uno dei nostri era insieme a Tullio a un bar, chiedeva a Tullio di aspettarlo, se ne stavamo andando, però Tullio aspettami, vado a comprare un pacchetto di gomme. Che gomme vuoi? Vado io, voglio queste gomme qui. Tullio entrò e non prese il pacchetto di gomme, prese la confezione con più di 30-40 pacchetti di gomme, disse Tino. Questo era, diciamo, un gesto da Tullio e quindi gigante e buono proprio anche per questi motivi. Io quello che purtroppo ho fatto dopo la sua morte è cercare un po' la via dove è successo un po' questo e ho visto che è esattamente in prossimità di uno dei campi di calcio dove tutti siamo andati a giocare, i presenti, lui sicuramente, in passato siamo andati tutti a giocare lì, quindi se effettivamente abbia giocato a pallone sarà in quel luogo e di lì a poco c'è quella strada. Poi emergono sempre cose nuove, ha accompagnato un amico, il navigatore, la motivazione può essere la qualunque. Sicuramente quello, diciamo, su cui giurerei e mettere la mano sul fuoco è che lui era lì come suo diritto, come cittadino libero e non per fare del male a qualcuno. Già la morte di un amico è qualcosa di inspiegabile, la vicenda non fa altro che peggiorare l'accettazione della cosa che non avverrà mai. Noi non ci spieghiamo il perché quell'uomo abbia sparato, non abbiamo una motivazione. Anche se Tullio fosse il peggiore degli esseri umani, non meritava questa fine. E siccome Tullio era il migliore degli esseri umani, ancora di più non ci spieghiamo questa fine che ha fatto.